Sono quattro le cose che non sai fare e che ti impediscono di immaginare in maniera vivida per far sì che le tue manifestazioni possano verificarsi in uno schiocco di dita. E se le vuoi sapere, continua a guardare questo video. Ma prima, scrivi nei commenti: io visualizzo come se fosse un film, per decretare la tua volontà ad imparare a visualizzare in maniera molto vivida ed efficace qualsiasi cosa tu voglia. E soprattutto unirti all'energia di tutti coloro che guarderanno questo video. Visualizzare è la prima parte fondamentale di quello che viene chiamato atto immaginifico, ovvero immaginare, che arriva da in me mago agere, ovvero colui che fa accadere le cose e che sta dentro di me. Immaginare infatti è una pratica potentissima e veniva utilizzata fin dall'antichità per fissare esattamente ciò che si voleva ottenere. Non serve neanche che io vi dica che immaginare qualcosa è un passaggio fondamentale per poterlo realizzare, perché se non ce l'abbiamo qui, di sicuro non potremo crearlo lì. E l'atto di immaginare si suddivide in quattro step. In questo video andremo a vedere il primo step, ovvero quello della visualizzazione. Visualizzare per alcuni è un'attività abbastanza naturale, ma visualizzare con consapevolezza e visualizzare esattamente ciò che si vuole, come se avessimo davanti agli occhi un vero e proprio film, anzi neanche di più di un vero e proprio film, una vera esperienza che stiamo vivendo, è molto difficile. Il motivo per cui è molto difficile è che non siamo abituati a farlo. Esistono infatti delle tecniche molto specifiche che ti fanno capire come puoi imparare a visualizzare in brevissimo tempo. Perché se è vero che per manifestare bisogna immaginare ciò che desideriamo come se fosse già realizzato, è altrettanto vero che il nostro cervello non riconosce ciò che viviamo realmente da un'immaginazione vividamente vissuta interiormente. Ve lo dimostra il fatto che ogni volta che fate un incubo difficilmente vi sveglierete senza aver sudato, e probabilmente l'ansia di quell'incubo vi seguirà proprio per tutto il giorno, nonostante il cervello sappia che vi siete svegliati e quindi abbia la prova tangibile che si trattava solo di un sogno. Ecco, nonostante ciò, il cervello non riesce a fare una vera e propria distinzione e non riesce a convincersi che quell'immaginazione che avete vividamente vissuto nella vostra testa non sia reale, ed è proprio qui che lo possiamo ingannare per far sì che tutte le nostre manifestazioni avvengano seduta stante. E adesso mi direte: ma Heller, ma come posso imparare ad immaginare e a visualizzare in maniera così completa, in maniera così tecnica? Beh, ho creato un mini corso e te lo spiegherò in diretta il 25 e il 26 di giugno. Il link per accedere alle dirette lo trovi nella descrizione dei video di YouTube, nelle mie storie di Instagram e soprattutto sul mio shop Heller Channel. Basta cercare Impara ad immaginare e verrai reindirizzato all'acquisto, perché sì, queste dirette sono a pagamento, ma il prezzo è veramente piccolissimo per ora. Ultima cosa che ho da dirti è che i posti sono veramente limitati, perché durante le dirette ognuno di voi potrà farmi tutte le domande che vuole. I video per chi acquista questo corso saranno disponibili vita natural durante e sono sempre accompagnati, come tutti i video dei miei corsi, dai PDF relativi delle spiegazioni e degli esercizi. Unica nota negativa di questo corso è che il prezzo salirà una volta che saranno finite le dirette. Quindi ci vediamo il 25 e 26 di giugno in diretta. A me non rimane che ricordarti che per l'universo ogni nostro desiderio è un ordine, ma dobbiamo imparare a chiederlo nel modo corretto. Ciao!